Ben ritrovati amici, in questo video parliamo di carta, carta però di quelle belle, carta pregiata, Rhodia Rama. Rhodia Rama è una linea che io ho avuto la possibilità di conoscere a fondo grazie a Exaclear Italia, che mi ha messo nella disponibilità di conoscere un sacco di carte, di collezioni che devo dire la verità, mi hanno sorpreso e convinto per la qualità dei prodotti. Rhodia Rama, dicevamo, è una serie di pad, notebook, chiamiamoli come volete, con la stessa qualità dei blocchi Rhodia, di cui sapete che noi facciamo, noi appassionati di stilografica, facciamo a largo consumo quaderni, blocchi di ogni razza e credo, puntinati, rigati, quadrettati, eccetera. Però c'è questa collezione molto bella, con delle rifiniture di qualità, una bella, chiamiamola così, similpelle, perché è evidente che non è una pelle primo fiore, una pelle, una similpelle molto bella a rivestire questa agendina, questo notebook con vari colori, molto piacevole al tatto, con questo Rhodia impresso e poi all'interno troviamo una bella colorazione. Questo, tra l'altro, l'ho lasciato qui per mostrarvelo nel video, è il controllo qualità. Non è una cosa da poco. Il controllo qualità significa che ogni pezzo viene singolarmente valutato prima di essere messo in commercio. La carta è una carta, beh, piuttosto che farvelo vedere in piccolo che dobbiamo diventare orbi, ve lo faccio vedere nella versione A5, stesso tipo di agenda, stesso tipo di interno, anche qui il controllo qualità. È una carta, eccola qua, è una carta velina vellutata da 90 grammi, fabbricata in Francia per Clairefontaine. Beh, è una carta che chi come me ha già avuto modo di conoscere e incontrare su altri quaderni conosce e apprezza per la qualità. Vellutata perché effettivamente se ci passate la mano sembra vellutata. I 90 grammi vi confesso che non si sentono nemmeno, tanto è patinata la carta, cioè tanto è lisciata, quindi passata sotto le calandre, diventa così sottile che l'originario peso 90 grammi quasi non si avverte. È una carta avoriata, una bella nota dove finisce il bianco caldo, 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 comincia un avorio tenue, beh, questo è. Tornando invece al discorso di Rhodia Rama, abbiamo anche qui una bella cartellino, bell'interno, rivestito e colorato. Quello che caratterizza tutta la serie è questa tasca in fondo, è una tasca cartonata, molto capiente, molto interessante per metterci dentro, chissà, gli appunti, anche qualche cosa che non abbiamo voglia di mettere in tasca e che insomma abbiamo piacere di avere al seguito. Tanto nei piccoli, eccolo qua, quanto nei grandi. Beh, non mi resta che andare a metterlo alla prova, ma torno a ripetere, mi ha convinto molto sia per la colorazione, gli abbinamenti, fascia elastica per tenerla, cosa importante perché sapete che queste agendine piccole, non tanto questa in particolare che ha una cordonatura, come potete vedere, forse l'apprezziamo meglio qua o in questa che è più grande. C'è una cordonatura che tiene bene il blocco, ma spesso può capitare che apri oggi, apri domani, apri. Forza un pochettino per metterla bene parallela, resti aperta, un po' spampanata, per usare un termine molto comprensibile da tutti. Quindi l'elastico, secondo me, è molto utile anche per questo. Un elastico, come vedete, tanto per questo beige, tanto per l'azzurro, in tema arancione, quindi insomma, vi dovete solo sbizzarrire per trovare la colorazione che vi piace di più. La vado a provare. Una carta vellutata, patinata, magnifica. Vediamo come ci si scrive. Questo è il formato A5. Notebook con elastico. Io qui sto utilizzando niente di meno che una Radius pennino. È bello o no? È proprio una bella carta.
voglio subito andarla a mettere alla prova dell'analisi visiva, dato che ho la possibilità di mostrarvi anche cose che ho già scritto precedentemente. Rodiorama. Rodiorama, vero? L'abbiamo messa alla prova, adesso andiamo a vedere un po' di dettagli di queste, di questi taccuini, di queste agendine. Innanzitutto abbiamo parlato di una bella cordonatura. Certo, è un fatto importante su un'agendina perché significa una qualità davvero elevata. Insomma, molto spesso sono dei blocchi collati e insomma, chi ce lo fa fare di prendere un blocco e metterlo su un'agendina? Ce lo fa fare anche il fatto che, per esempio, la finitura è molto bella. Guardate come è ribordata all'interno. Veramente stiamo parlando di un piccolo prodotto in quanto è un'agendina a 6, ma di qualità. E poi, a parte la bellezza della zebra, ve li ricordate i disegni animati che vedevo da bambino al sabato mattina, verso mezzogiorno? C'erano degli animali disegnati a colori così. Mi ricorda un po' questa zebra così. Questa tasca, ve l'ho detto, molto utile, ma guardate il livello della finitura. Infatti, se vi ricordate all'inizio del video, vi ho mostrato il controllo qualità. Per forza deve esserci un controllo qualità, perché è veramente fatta molto bene. Oh, guardiamo un pochettino guardiamo un pochettino come sono i dettagli visivi. Allora, una bella carta, vabbè, carta Rodia, la conosciamo, sappiamo com'è, resa dei colori molto valida, nonostante la carta avoriata che potrebbe un po' inficiare. Invece si capisce perfettamente il colore che abbiamo usato, buona capacità, anche se non molto buona, di trattenere il tratto fine, ma anche di dare corpo, sostanza. Guardate come è proprio molto molto bello, reso molto bene questo, la pienezza del tratto. E come si capisce, questo ve lo spiegavo forse anche durante il video, come la carta sia una carta scorrevole, perché il trasferimento dal sottile al tratto più grosso, vedete come avviene in maniera omogenea, prima di tutto come il tratto sia riempito molto bene e tutto poi ritorni. È vero che c'è il pennino che fa anche questo, ma se la carta non consente di fare queste curve, queste asole, questi cerchi, non c'è inchiostro che tenga, non c'è carta che tenga. Un pennino, ah sì, la uso da entrambe le parti. È chiaro che quando uso questo qua è un Amethyst de Lural della Erbin 1798, è un inchiostro scuro, abbastanza denso, pigmentato. Poi, come vedete qui, io ci ho messo del mio perché ho provato un po' a fare qualche ghirigoro. È chiaro che su una carta come questa, quando vado a girare, mi ritrovo qualche segno. Allora, sì, la uso, ma ecco, meglio non andarci pesante. Però comunque ho notato che non è il suo forte. Allora, essendo un'agendina, mi preoccupa meno, nel senso che l'ho sempre usata anche per una comodità da questa parte, proprio per come si impugna un'agendina. Tutt'al più nelle pagine che sono fruibili anche da questa parte, quando la giro l'andrò ad utilizzare. Molto bello con il tratto fine, sì, anche perché quello che ho detto fino adesso vale per un utilizzo a 360 gradi come ho fatto io. È chiaro che su un'agendina in formato a 6 non si va a scrivere con un pennino 1.5, no, non è che non si faccia, però è molto più consueto che si utilizzi un pennino F, un pennino extra fine. Allora, qui intanto guardate come è realizzato bene questo colore antico bordeaux, si legge benissimo. E se giro pagina, effettivamente non ho evidenze. È chiaro che già un tratto come questo della stipula lo vedrò di più, magari non tantissimo, ma in concomitanza. Ah no, questo qua è il ferro gallico che è passato. Insomma, guardate anche il ferro gallico, questo è il Salix, che meraviglia. Però vi dicevo, è chiaro che con un pennino che è un annaffiatoio come l'1.5 e un inchiostro così scuro, insomma, non possiamo pretendere. Quindi una bellissima carta. Vi faccio vedere come è fatta la trama, la fibra della carta. Vedete come
la grana di questa carta che non è finissima, ma comunque è fina. Non è finissima perché ci se ne accorge anche quando si usa il pennino flessibile, perché si riesce, lo vediamo qua nell'ingrandimento, anche se questo è un Leonard Steno ed è un inchiostro Salix. Sì, lo si capisce da come fa presa il pennino. A me non dispiace affatto, a me non dispiace questo fatto. Vedere ingrandito così, quando vi dico facciamo l'analisi visiva con i dettagli, serve per farvi vedere un pochettino più da vicino quello che i miei occhi vedono e che purtroppo una telecamera e la compressione di YouTube non vi permette. Guardate quante sfumature ci sono, che se non le vedessi così da vicino non riuscirei a mettervi in evidenza. Purtroppo sono i limiti della tecnologia che abbiamo a disposizione, o che ha a disposizione Marco Chiari, a seconda di come vogliamo vederla. Credo di avervi raccontato tutto, non prima di aver analizzato anche questo quaderno, che vi ho detto mi piace molto perché? Perché è in formato A5. Innanzitutto, cosa abbiamo qua? È una carta velina, ci dice, vellutata di 90 grammi. Prodotta per Clairefontaine, sappiamo che Rodi e Clairefontaine sono insomma praticamente la stessa maison. Guardate che bello l'inchiostro quando ci spostiamo dal blu deciso, dal rosso e andiamo ad affrontare quei colori un pochettino più pastellati, il verde, il sepia, come rendono su una carta avoriata. Questo è l'olive green del Graf von Faber-Castell, molto bello. Questo qua, vabbè. Poi con i tratti sottili, questo è quello il fine della 1911, è proprio un piacere scrivere su queste carte perché riescono ad accogliere l'inchiostro senza alterare il tratto, senza allargarlo. Bellissimo proprio. Addirittura i miei occhi, non so se voi possiate vederlo, riescono ad apprezzare delle sfumature persino sul tratto sottile. Vedete? Sul tratto sottile della Sailor, guardate, bellissimo, cioè la capacità di raccordare, scusate, raccordare, di mettere in evidenza queste sfumature, secondo me, sono le cose che apprezzo sulla carta. E ancora i colori, certamente, ma questo insomma non ci sfugge che sia così, almeno su una carta Rodia come questa. L'ho provato un po' in lungo e in largo con vari colori e come vedete questa è la prova che ho fatto con voi forse? No, questo qua è il Blue Black del Parker. Molto bello anche questo qua. Eccolo qua, siamo arrivati ad oggi. È una bella carta. E allora come la possiamo utilizzare diciamo costruita per cosa? Per me questo è il classico taccuino, un taccuino che mi porto per esempio in viaggio, anche se poi spesso sono in treno e un po' si balla e allora magari non ho quella capacità di scrivere diligentemente e anche in bella grafia. Però intanto mi piace averlo al seguito perché insomma è una carta di qualità, se devo provare qualche penna e spesso insomma me le fanno provare oppure mi muovo per quello, ho la possibilità di metterlo alla prova su una carta che conosco e su una carta di qualità e poi ve l'ho detto c'è questa bella grafica e questa bella tasca che secondo me sono utilissimi per quando si viaggia perché abbiamo sempre qualcosa dietro, un biglietto da visita, qualche cosa da mettere che non sappiamo dove mettere perché non si rovini. Grazie a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video e una bella agendina.